Milan-Fiorentina termina con la vittoria del Milan sulla Fiorentina. In realtà però questa non è una vittoria del Milan a mio avviso, perché? Perché in pratica la partita doveva finire semplicemente con un pareggio 1-1. In realtà termina però con un 2-1 perché c'è un autogol a firma di Milenkovic che la mette dentro, quindi sbaglia la porta e quindi fa questo grave errore. È stata una partita, diciamo così, abbastanza convulsa, abbastanza movimentata a mio modesto parere, dove nel primo tempo abbiamo Leao che ha in inizio di gioco, dopo 2 minuti, un guizzo di genio, la mette dentro e riesce a fare un bel gol. Per quanto riguarda invece la Fiorentina, arriva il gol di Barak al 28esimo minuto di gioco del primo tempo, davvero bello anch'esso, c'è da giurarci, però arriva poi l'autogol di Milenkovic, il che ribalta il risultato e porta il Milan alla vittoria. Quindi la vittoria in realtà del Milan, effettivamente parlando, non doveva esserci, ripeto di nuovo, ma tutto doveva terminare con un pareggio, quindi un 1-1, invece poi arriva l'autogol che porta di fatto il Milan alla vittoria. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, andate a vedere qualche piccolo dato, 401 passaggi del Milan, 410 della Fiorentina, i tiri in porta pochissimi, 3 soli del Milan, 5 della Fiorentina. I tiri totali 12 del Milan e 11 della Fiorentina. Da narratore italiano è tutto, ciao a tutti.